quanto è stato detto nei video precedenti può essere assunto come un orientamento a ravvisare nel passato, astrattamente inteso, nella natura modernamente concepita, nella tradizione spenta e illusoriamente resuscitata, il retaggio che si pone in primo piano dell'essere come mondo della necessità, ossia come polo opposto alla possibilità in vista della quale tutta la storia dell'uomo si è svolta, la libertà. Chi guardi con occhio rischiarato riconosce nel mondo della necessità fisica e psichica, nel passato e nella natura, ciò che rende inevitabili il male, la malattia, la morte. È ciò che, venendo scambiato per vita, in quanto costituisce le basi dell'ordinaria esistenza, porta l'essenza della vita alla contraddizione radicale con l'essere, ormai passivamente accettata e perfino organizzata scientificamente, ma ogni volta riemergente nella sua tragicità, attraverso quella misura del reale che è il dolore e la morte. Questa contraddizione, giunta collettivamente al limite, ormai per la seconda volta nell'attuale secolo, conoscerà la sua istanza risolutiva nei prossimi decenni, quando si presenterà la terza prova, la quale è virtualmente cominciata e pesa ormai su ciascun essere umano, come segreta angoscia, come segreta paura, come senso di inutilità, come senso di impotenza. L'ora presente è grave e non è un'espressione retorica questa. Chi conosce come realmente stiano le cose sa che quei pochi che hanno una qualunque responsabilità interiore non dovrebbero ormai perdere più di un minuto di tempo, non dovrebbero più rimandare di un attimo la loro decisione per quei superamenti che in segreto essi veramente conoscono di quale natura debbano essere. Compiti del genere ormai non possono più essere rimandati. Occorre nella calma decisione realizzare quella stessa forza che è stato possibile evocare in taluni momenti decisivi, quando, per lo schianto di ogni resistenza umana, sembrava che dovessero venir meno le basi della vita. Si è alla vigilia di eventi che possono essere gravemente distruttivi per l'uomo, o preludere ad una rinascita nel regno dello spirito. Coloro che fino alla nostra epoca sono stati custodi della sapienza primordiale, hanno la missione di insegnare a chi si rivolga ad essi con purità di cuore, come l'io superiore, il principio eterno dell'uomo, rimasto intatto nella sua essenza, oltre ogni divenire spazio-temporale, è rinato per l'uomo, grazie ad un rito, ad un mistero di cui nel mondo si ha soltanto una debole e deformata eco. I maestri della iniziazione hanno potuto comunicare ciò nei seguenti termini. Quello che novellamente è nato nell'umanità, il mistero dell'io superiore, viene custodito da una segreta comunità. La comunità del mistero che nuovamente si appressa all'anima dell'uomo, laddove essa può trovare il suo intimo principio non riducibile alla natura e che si esprime con un simbolo, la coppa di cui si servì il Cristo
la sera dell'ultima cena, e nella quale vennero poi raccolte stille del suo sangue da Giuseppe d'Arimatea. Secondo la leggenda, la sacra coppa venne portata dagli angeli in Occidente e qui venne eretto per essa un tempio dove i fratelli della Rosa Croce divennero custodi del suo contenuto, ossia custodi dell'essenza del Dio che, vincendo la morte, suscita la nuova nascita dell'io. Il mistero del Dio novellamente nato, oltre il dominio della morte, attende inconosciuto l'uomo che sappia svincolarsi dall'incantesimo dell'esistenza esteriore. È il mistero del Santo Graal, o del San Graal, che si pone come la via attuale dell'iniziazione. L'Evangelista Giovanni poté dire: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. E poté annunciare che il Verbo si è fatto carne. Tuttavia, ciò che questo significa non può essere ritrovato attraverso nessuna parola scritta o parlata, ma solo grazie ad un rapporto radicale con quello che realmente, come evento cosmico, si è verificato con il sacrificio del Golgota e che è appena riflesso nei Vangeli. La via del Cristo ha inizio quando ormai tace la parola interiore, quando non esistono più lingue capaci di esprimere l'esperienza del sacro. Perciò nessuna lingua può per ora dare il senso di tale via. Soltanto una conoscenza sovrasensibile, indipendente dalla disanimata eco delle antiche iniziazioni, che erano semplicemente restaurazioni sempre più deboli di un'illuminazione che si andava perdendo e ormai è definitivamente perduta sia in Oriente che in Occidente, e portata agli uomini da uno dei custodi della saggezza primordiale, può far intravedere la direzione verso tale via. Egli l'ha veramente mostrata. E questa nostra sintesi deriva dal suo insegnamento, al quale possiamo rimandare il lettore che intenda attingere alla fonte diretta. Viene insegnato che tale maestro, come colui che era al principio con Dio, sia nato di nuovo nell'essere, che vincendo la morte ha impresso nel segreto della sostanza minerale dell'uomo fisico la potenza della resurrezione. Ormai il compito dell'iniziato è far affiorare in sé, per il veicolo del pensare liberato, il principio interiore, indipendente dalla natura e dalla terra, per via del quale unicamente ci si può riconnettere con il proprio maestro. Principio dell'individualità integrale, che perciò può compiere l'operatio solis. Esso può visitare interiora terre, vitriol, e suscitare la virtù adamantina, il potere che risolve la mineralità della pietra nera. È la via del diamante folgore o via del San Graal. Coloro che hanno potuto conoscere la continuità del Logos nella umana nascita di esso, contenuto vero del Sanatana Dharma, sanno che ciò che era al principio è stato segretamente custodito di qua dal decorso ciclico verso il Kali Yuga, fino a che fossero maturi i nuovi tempi. Al principio era il mistero dell'io superiore umano. Esso permase come segreto della pietra fulgurea, perduta prima da Lucifero e poi ancora
da Adamo. Perciò, nella rocca del Graal è custodito il mistero dell'io imperituro dell'uomo. Coloro ai quali è possibile contemplare questo mistero sanno che per giungere al centro spirituale originario debbono affrontare l'enigma dell'esperienza cruciale che suggella il segreto della trasmutazione del male e della morte attraverso la questione risolutiva che l'io pone alla sua essenza perenne, affermandosi già in ciò come un affiorare dell'io superiore medesimo. L'io che può risorgere in ogni anima umana, rivela in questo risorgere una connessione essenziale con la nascita dell'io divino nell'essere cosmico dell'umanità. In ciascun uomo può nascere come culminazione della individualità, il cui processo però perciò non va attutito secondo l'interpretazione di un certo misticismo orientale occidentale, ma va vissuto fino alla sua assolutezza. L'io superiore, così come è nato l'io superiore dell'umanità. L'impresa del Graal è più che mai innanzi alla decisione dell'uomo per il suo essere o per il suo non essere. L'enigma del Graal è attuale ed è la possibilità di liberazione dell'avvenire. La questione del Graal deve essere posta dall'iniziato, dal ricercatore di quel centro spirituale per il quale soltanto si dissolvono le parvenze e l'errore del mondo. La via del Graal è ancora oggi sconosciuta, ma può essere ritrovata se l'attaccamento alla parvenza terrestre e ad ogni sua proiezione dottrinaria, spiritualistica e tradizionale non ha del tutto spento lo slancio verso l'imperituro, l'amore per l'infinito e la volontà di liberazione. Con questo video terminiamo il ciclo inerente a iniziazione e tradizione. A presto!